Conclusione positiva per Cartocito DOP Il Festival, la mostra mercato dell'olio e dell'oliva che da 43 edizioni valorizza l'oro verde marchigiano. Dopo il taglio del nastro sotto la pioggia di domenica scorsa, ieri 10 novembre, una giornata dallo stampo autunnale ma accompagnata da uno splendido sole ha fatto riversare per tutto il paese tanti visitatori provenienti dai paesi limitrofi e anche da fuori provincia. L'evento è iniziato con l'apertura degli stand dei produttori locali, delle osterie e con le visite guidate ai frantoi, ma le vere protagoniste sono state le centinaia di Harley Davidson arrivati in piazza Garibaldi. Nelle prime ore del pomeriggio invece spettacoli musicali con la esplosiva marching band di Eusebio Martinelli e con l'originale esibizione di lirica curata da Madame Opera. La giornata poi è stata arricchita da cooking show, progetti video fotografici, intrattenimento e per concludere al Teatro del Trionfo il concerto dal titolo Canzoni in controluce di Cristina Donà con Saverio Lanzoni e la partecipazione straordinaria della Corale Nostra Signora di Fatima. Nonostante l'avvio bagnato, che comunque ci ha regalato, devo dire, tante soddisfazioni al di là delle condizioni meteorologiche, oggi invece una giornata di novembre davvero strepitosa, tantissima l'affluenza dalle prime ore di questa mattina che si sono riversate poi nelle casette dei produttori ad acquistare davvero tanti prodotti buoni, primi tra tutti ovviamente l'olio DOP Cartoceto, l'eccellenza del nostro territorio, ma non solo, l'eccellenza della Reale della DOP Cartoceto, che ricordo sempre ricomprende anche parte del territorio del comune di Fano, parte del territorio del comune di Colli al Metauro e anche il territorio di Monbaroccio. L'evento poi si concluderà sabato 16 novembre con il Gran Gala del Gusto a Cartoceto.